Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video voglio consigliarvi alcuni romanzi da leggere. Sono tutti romanzi scelti tra libri che sono adatti ad un pubblico molto giovane, quindi la lingua che leggerete non è troppo difficile. Tutti i libri di cui vi parlerò in questo video sono disponibili online, così potete facilmente comprarli, dal sito IBS. Disclaimer. Non è un video sponsorizzato questo, assolutamente. Vi voglio consigliare questo sito web per comprare libri perché è comodo, perché lo uso anche io per comprare i miei, cioè i libri che voglio leggere. Ci sono sempre sconti e soprattutto è molto comodo per voi perché spedisce in tutto il mondo. Allora, iniziamo. Il primo romanzo che voglio consigliarvi è Il sentiero dei nidi di ragno. È di Italo Calvino ed è un romanzo per adolescenti dai 14-15 anni in su. Quindi se siete ad un livello intermedio, penso che sia perfetto per voi questo libro. Oppure anche se siete un po' più che principianti e volete spingervi oltre e leggere un romanzo un po' più sostanzioso. Ovviamente I sentieri dei nidi di ragno è un classico della letteratura italiana. Ovviamente non vi dirò le trame di questi libri perché non voglio spoilerare nulla. Quindi se vi interessa andate a cercare voi, insomma. Poi il secondo libro è Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. Questo è un libro recentissimo, è del 2017, quindi è uscito a febbraio. È un libro appunto per bambini, però è molto molto interessante perché racconta la storia di alcune donne che appunto hanno fatto la storia. Tutte personalità femminili che hanno dato un contributo notevole all'umanità praticamente, quindi è un bel libro secondo me. E la lingua è molto semplice perché è un libro destinato a un pubblico dai 7 anni in su. Il terzo romanzo che voglio consigliarvi è un altro libro di Italo Calvino che si intitola Il barone rampante. Molti libri di Italo Calvino sono fanno parte di quella che chiamiamo letteratura per ragazzi e quindi secondo me è molto adatta per voi che state imparando l'italiano perché il linguaggio non è troppo difficile. Il quarto libro che voglio consigliarvi si intitola Il viaggio di Lea ed è stato uno dei finalisti, uno dei libri finalisti al premio Strega Ragazzi. Questo libro è del 2016, quindi anche questo è abbastanza recente ed è, diciamo, una storia un po' magica, un po' sognante e è appunto l'avventura, la storia di Lea, che è la protagonista del libro. Ovviamente questi sono quattro romanzi che vi consiglio io, ma se voi andate sul sito ce ne sono a bizzeffe, vuol dire ce ne sono tantissimi. E quindi potete scegliere secondo il vostro gusto. Io vi saluto, grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ok? Un bacione. Ciao ciao.